Allora, gli Insuperabili nascono 5 anni fa a Torino con 4 ragazzi per creare una scuola calcio per ragazzi disabili, di tutte le tipologie di disabilità, per cui si va dalle disabilità motorie, cognitive, relazionali, sensoriali. Si è partiti con 4 ragazzi e in soli 5 anni si sono riusciti a creare 13 academy su tutto il territorio nazionale, dove attualmente giocano 450 ragazzi. L'Academy di Ivrea, nello specifico la nostra, è nata nel settembre 2017 e attualmente conta la bellezza di 30 ragazzi di Ivrea e del territorio canavesano. Come potete immaginare, gestire 30 ragazzi disabili, anche se semplicemente dallo spogliatoio al campo, non è una cosa facilissima. E questo ci ha portato a creare uno staff altrettanto numeroso, composto attualmente da 25 persone tra allenatori, educatori e psicologi. Facciamo 2 allenamenti alla settimana e siamo a tutti gli effetti una scuola calcio, per cui abbiamo una divisa di rappresentanza, una divisa di allenamento, un borsone e tutto quanto. Adesso nello specifico creiamo un evento sabato 28 aprile presso lo stadio Pistoni qua di Ivrea, dove nel primo pomeriggio dalle ore 16 faremo un torneo tra gli Insuperabili e parteciperanno, oltre alla nostra Academy, quella di Torino e quella di Genova, che faranno delle partite di calcio contro delle squadre del settore giovanile, in primis dell'Ivrea 1905 e di altre società satelliti qua del Canavese, tipo l'Azeglio, il Bollengo, il Quincitava, tutto quanto. A seguire alle ore 19 ci sarà la partita tra la Nazionale Artisti TV e la Nazionale Insuperabili. Nazionale Insuperabili l'abbiamo chiamata ed è una squadra formata da una selezione di arancieri. Siamo riusciti a mettere insieme, forse per la prima volta, tutte le 9 squadre più l'associazione Carri da Getto, e avere un paio di rappresentanti per ogni squadra ha portato a una rosa di 25 giocatori che sfideranno la Nazionale Artisti TV. Chiaramente tutto l'incasso sarà interamente devoluto all'associazione Onlus Insuperabili. Il prezzo del biglietto è di 5 euro e di conseguenza vi aspettiamo tutti sabato 28 aprile a partire dalle ore 16.